Si è svolta ieri presso l'aula Giuseppe Livatino del Palazzo di Giustizia di Agrigento la manifestazione di consegna delle toghe di platino, d'oro e d'argento. Ha introdotto l'evento il presidente dell'Ordine di Agrigento, avvocato Vincenzo Gazziano. Quindi ha dato il suo saluto ai presenti il procuratore di Agrigento facente funzioni Salvatore Vella, a seguire quello del presidente dell'ufficio GIP e GUP, Giuseppe Miceli. Quindi si è passata alla consegna dei riconoscimenti da parte dello stesso presidente Gazziano. Le toghe di platino per i 60 anni di attività sono state assegnate agli avvocati Angelo Burgio, iscritto all'albo sin dal 10.462, quindi all'avvocato Calogero Schifano, iscritto in data 14.262, non presenti perché impossibilitati. Le targhe sono state ritirate dall'avvocato Tesè, quella relativa al collega Angelo Burgio, mentre quella dell'avvocato Schifano è stata ritirata dalla figlia Sabrina e dal nipote Valeria. Si è passati quindi alle toghe d'oro per i 50 anni di iscrizione all'albo, andate all'avvocato Antonino Maria Cremone, iscritto sin dal 24 marzo 72, e all'avvocato Carlo Pangamo, iscritto sin dal 29 maggio 72. Quindi la consegna delle toghe d'argento ad altri 21 avvocati. L'evento ha interessato sia l'avvocatura agrigentina che il mondo giudiziario, molti familiari presenti e gli amici per l'occasione. Avvocato, ecco un riconoscimento importante, la toga d'oro, che significato assume per la sua carriera? Che significato assume? Il significato che assume è una resistenza, perché fare l'avvocato è un'attività totalizzante e ci vuole una forza notevole. Io sono molto contento che di questa manifestazione, sono molto contento di quello che oggi ho potuto dire, di quello che mi ha detto la Presidente e dei praticanti che hanno partecipato. Tutti li ricordo come se fosse oggi, da Fulvio Bonsignore, che nel ringraziare ho dimenticato, a Loredana Danile, al primo Gianni Amel, a Nino Noto, alla Loggia, tutti persone, e vorrei ringraziare anche quegli avvocati che, essendo stati praticanti, poi hanno deciso, per necessità varie, perché la vita, di lasciare l'avvocatura. Alcuni sono diventati magistrati, un ruolo importante, altri sono diventati notai, ognuno ha avuto la sua storia, ma io sono convinto che resterà sempre nel loro cuore la voglia di essere avvocati, perché essere avvocati significa stare vicino, potente o umile che ti chiama, nel torto, nella ragione, vanno dall'avvocato sperando che lo aiuti. Dunque penso che quello dell'avvocato, come dicevo ai miei alunni quando nell'86 ho lasciato l'insegnamento, sia tra le professioni naturali come quella del medico, perché sempre la nostra società, anche le civiltà meno evolute, hanno avuto bisogno di qualcuno che in un momento di difficoltà va dall'avvocato per farsi difendere. E con tristezza devo abbandonare il compenso dell'avvocato che si chiamava onorario, legato alla sua etimologia, e oggi si chiama compenso. Purtroppo credo che sono stati traditi determinati principi dell'avvocatura, ma noi, come abbiamo visto con la presenza dei magistrati nelle varie qualità, inquirente e giudicante o rappresentante delle associazioni, noi saremo in grado di difendere i nostri cittadini. Avvocato, questo riconoscimento cosa rappresenta per lei, oltre chiaramente l'età dell'iscrizione, dal punto di vista professionale? Le dico e le confesso che mi sono emozionato perché, non per una questione di ambizione,
ma per una questione proprio di modestia. Io, essendo un rappresentante, l'ultimo rappresentante di uno studio legale così antico, dicevo, come ho detto poco fa, il studio fu fondato da mio nonno nel 1888, ho cercato con la modestia di poterlo proseguire e di portare in alto questo nome. Ora, oggi, il Consiglio mi ha premiato, che ho gradito veramente, e dedico ai miei avi questa medaglia. Che consiglio dare a un giovane che si avvia alla professione forense? Beh, veda, dare consigli non è facile, perché i tempi sono cambiati. Quando io ho cominciato la professione nel 70 era diverso, sia come magistratura, sia come avvocatura, ed era tutto diverso. Ma dico solo ai giovani una sola cosa: abbiate coraggio e cercate di affermare.